Buon martedì 1 agosto. Inizia il mese tradizionalmente immaginato delle ferie. Dico immaginato perché non tutti hanno la possibilità di godere di questo tempo di svuotamento, di ozio fecondo e di tempo della meditazione. E della trascendenza relativamente alla contingenza quotidiana, quel tempo che ci impegna costantemente, in gran parte inutilmente, sì, perché gran parte di ciò che noi facciamo è del tutto inutile, se non devastante. Le nostre posture esistenziali consumistiche sono del tutto inutili e devastanti perché radicalizzano l'offesa che noi perpetriamo giorno dopo giorno nei confronti di quell'equilibrio della natura che ci ospita gentilmente nonostante la nostra sgarbata presenza, che è molto supponente, molto poco umile, anzi per niente umile, prepotente, egocentrica. Non siamo al centro del mondo. Siamo un frammento transitorio, ognuno di noi che usufruisce della generosità di una vita che scorre e che certamente non dipende da noi. Proviamo a far sì che questo mese di agosto sia un periodo nel quale magari andiamo anche in qualche luogo che abbiamo piacere di visitare. Vogliamo sostare in montagna, al lago, al mare, andare a vedere ciò che abbiamo sempre desiderato vedere, luoghi anche lontani, ma senza affanno, senza fretta. E anche se ci troviamo a non avere disponibilità economica per andare lontano, viaggiare, approfittiamo di questo tempo per viverlo in una tensione gioiosa verso la sobrietà del nulla fare, dell'ozio, condividendolo ovviamente con tutte quelle persone, e sono tante, che non hanno la possibilità di andare in vacanza. Viviamo sostanzialmente un tempo nell'amicizia disinteressata e di questo cercheremo di parlare al laboratorio di giovedì. Ancora una volta il tema dell'amicizia tra soggettività che si libera da ogni forma di egocentrismo e autoreferenzialità, e relazionalità, che si libera da ogni forma di conformismo. E tra i conformismi brilla anche quello dell'agosto delle ferie, rispetto al quale rischiamo di vivere delusioni, che sono generate semplicemente dal fatto che forgiamo aspettative smisurate. È giusto, ovviamente, pensare a divertirci, a vivere momenti di piacere, ma anche questi, se li accettiamo nel non essere un granché, li possiamo vivere più intensamente, con maggiore passione e piacere. Ecco che allora oggi lo starnazzare della politica stride rispetto a questo tempo di agosto. Si danno un gran da fare per legiferare ingiustizia, per deprivare le persone che già hanno poco anche di quel minimo che era stato loro concesso attraverso quello che è stato definito il reddito di cittadinanza, che altro non significa se non far sì che anche coloro i quali non hanno lavoro, l'hanno perso, sono stati resi miseri fin dalla nascita perché nati in un contesto nel quale le risorse erano carenti, non per mancanza di merito dei protagonisti, ma perché qualche altro le ha portate via, le ha espropriate. La miseria è qualcosa che non riguarda come genealogia il merito o il non merito delle persone, la disponibilità a essere più o meno protagonisti di un percorso meritocratico verso il successo.
La miseria è il prodotto dell'espropriazione. Non ci sono i poveri, ci sono gli impoveriti. Non ci sono i ricchi, ci sono gli arricchiti. Ecco che allora stride in sommo grado quella affermazione, ancora una volta, di Matteo Salvini, il quale ha affermato relativamente alla questione del clima, ha sempre fatto caldo. Beh, vedete, se uno lo dice all'osteria dopo aver bevuto qualche bicchiere di vino, vabbè, pazienza, discorsi da osteria, ma se lo dice un ministro, il quale, oltre che esercitare una funzione importante di orientamento e gestione della cosa pubblica, ha anche uno stipendio piuttosto elevato, beh, questo è inaccettabile. E rimbalza questa sua affermazione grottesca, beh, certo, non imprevedibile, perché attualmente questa formazione governativa oscilla tra il pianto di un ministro che si commuove di fronte alla giovane preoccupata nei confronti del clima e contemporaneamente questi stessi ministri sono irridenti, cioè si prendono gioco della preoccupazione dei giovani nei confronti del dissesto climatico. Cercano in tutti i modi di introdurre la cultura del negazionismo relativamente alla catastrofe climatica che è sotto gli occhi di tutti e che non riguarda semplicemente il clima piuttosto torrido di questi giorni o nubifragi che attraversano il nostro paese. Non è questo è il sintomo, la malattia, quella vera, è quella che sta elevando la temperatura media del pianeta. Noi non lo percepiamo direttamente. Ne vediamo le conseguenze tragiche anche relativamente a ciò che possediamo. Abbiamo oggi paura di uscire se è annunciato un temporale, perché potrebbe anche distruggere la nostra macchina. E addirittura quelle case che hanno avuto il beneficio del super bonus 110% e che sono state messe nelle condizioni di risparmio energetico attraverso il cappotto, basta una grandine e quelle coperture vengono totalmente distrutte. Facciamoci una domanda: quanta speculazione c'è stata in questo super bonus? Ma vengo all'altra affermazione di Matteo Salvini, il quale parla di basta con i mantenuti. Ma come si permette? Come si permette? Un personaggio il quale ha fatto della politica un mestiere, che esercita in malo modo e che sempre finisce per poter essere rappresentato semplicemente come colui quale, attraverso la demagogia, la costruzione del consenso, in realtà si fa protagonista della difesa estrema dei più mantenuti della terra, che sono i ricchi. Sì, i mantenuti sono i ricchi, i quali speculano su tutto, si inventano di tutto per subordinare anche il potere legislativo e politico alla propria fame insaziabile di denaro e di possedimenti, di ostentazioni, di stili di vita largamente inarrivabili per il 99% della popolazione. Quali mantenuti, signor Salvini? E tu, come ti poni rispetto al mantenimento del tuo stipendio che deriva dalla tassazione generale e che ti guardi bene dal ridurre, poi facendoti protagonista della flat tax, cioè del regalo fatto ai ricchi per poter vivere con sempre maggior agio. I ricchi che sono sempre più autorizzati a non contribuire al bene comune. Certo, in nome della meritocrazia, se sono ricchi, evidentemente hanno talento. Ma quale talento? Quale talento c'è nell'espropriarsi del bene, dell'espropriare il bene comune che appartiene a tutti e nessuno può possedere?
Leggo sui giornali. Manovre e manovrette estive. Regalano di fatto 15 miliardi, 15 miliardi ai ricchi attraverso scudi fiscali, grazie concesse rispetto anche a reati fiscali commessi. 15 miliardi dati ai ricchi e contemporaneamente sottratti al bene comune che avrebbero potuto garantire un minimo di dignità esistenziale riguardante le persone rese povere per ragioni contestuali, non per mancanza di merito. I poveri, gli impoveriti, sono coloro i quali si sono trovati a vivere in prima persona l'esperienza dell'ingiustizia sociale, della iniqua distribuzione delle risorse, e questo è un qualcosa che riguarda l'intera politica trasversalmente, perché anche le vecchie tradizioni destra e sinistra oggi sono totalmente sfubate dalla obbedienza a una cultura sostanzialmente liberista, che ha fatto immaginare che ognuno poteva diventare imprenditore di se stesso e attraverso questo diventare ricco, tutti potenzialmente ricchi, ma contemporaneamente, al di là della potenzialità, tutti destinati ad arrancare e a guardare con ammirazione e stupore, a volte anche forse un po' di invidia, coloro i quali ce l'hanno fatta. Ricordo ancora, l'ho fatto qualche tempo fa, uno su mille ce la fa, e dovrebbe essere l'inno di una esistenza che invita alla competizione estrema, tradendo anche il termine competizione, che significa concorrere insieme verso un obiettivo condiviso, no? Competizione è gareggiare e mettersi l'uno contro l'altro, l'altra. Questi sono i modi attraverso i quali oggi possiamo iniziare questo mese di agosto all'insegna della disponibilità, a fermarci. Fermarci un attimo, un'oasi, una sosta provvisoria, per poterci rinfrancare, per poterci liberare e disintossicare dalla più potente delle droghe, che è il desiderio insano di possesso unilaterale, di controllo sulle risorse del pianeta. Disintossichiamoci per vivere autenticamente nella serenità del disinteresse. E qui vengo alla questione giovanile, i giovani definiti poltronati, sdraiati, le grandi dimissioni di massa relativamente alla questione del lavoro. Ma chi ce lo fa fare? Se queste sono le dinamiche, ebbene, tutto questo nell'amicizia disinteressata, nel tempo che possiamo esperire in questo mese di agosto destinato all'ozio fecondo, incominciamo a riflettere in maniera un po' più seria relativamente al destino delle generazioni che verranno dopo di noi, nei confronti di un futuro che noi non controlliamo, ma che sempre più lo caratterizziamo per una indisponibilità delle risorse trattenute da un mondo di vecchi i quali presuntuosamente pensano di avere merito relativamente ai privilegi acquisiti, più o meno grandi, che hanno di fatto desertificato la questione della necessaria armonizzazione tra giustizia e pace, tra dimensione dell'amore e provvisorietà. Tutto questo ha portato a una società profondamente tignosa, votata all'ingiustizia, alla desertificazione della politica, che forge quelle frasi indegne, espresse guardate, espresse non soltanto perché le ha dette Matteo Salvini, ma espresse attraverso Matteo Salvini. E sono frasi che caratterizzano una cultura. Plausibile, sì, solo in un contesto di osteria. Ma non
dei luoghi istituzionali che siamo chiamati ingiustamente a sacralizzare. Dobbiamo trovare il coraggio, anche in questo tempo estivo, di onorare l'istituzione, ma non subordinarci. E ovviamente onorarle con spirito critico, perché non sono luoghi sacri, non sono luoghi della divinità. Facciamo in modo che i potenti di turno diventino icone rappresentative di divinità. Ebbene, abdichiamo rispetto al nostro impegno nei confronti di un processo di liberazione. Ecco che allora anche la questione giovanile, rileggiamola nella sua complessità. I giovani non sono tutti uguali perché spaziano da coloro i quali, giovani, inscenano in questi giorni manifestazioni all'insegna del nazifascismo, rievocando ciò che è accaduto ormai più di un secolo fa e che ha devastato in particolare l'Europa, ma tutto il mondo, non possiamo dimenticare. Siamo in prossimità del ricordo di Hiroshima e Nagasaki. L'umanità sull'orlo dell'abisso ed è il frutto di quella cultura che ha tagliato trasversalmente anche la politica, dal nazifascismo al socialismo reale. Ma attenzione, perché quell'altra forma che è sorta nella seconda metà del Novecento, il liberismo sfrenato, autocentrico e autoritario, quel liberismo non è altro che una sfaccettatura estrema di questo desiderio insano dell'umanità a inscenare costantemente autorizzazioni a devastare e rendere poveri gli altri, a celebrare l'ingiustizia sociale come una necessità derivante dalla meritocrazia. E ripeto, i giovani non sono tutti uguali, alcuni sfilano inascoltati lungo le strade, richiamando l'attenzione nei confronti del cambiamento climatico, altri si danno alle ritualità del spritz time, del divertimento sfrenato, dell'uso delle droghe che non giudico con senso moralistico, ma lo considero una forma di asservimento nei confronti della cultura consumistica, la quale, inebriando il popolo, lo stordisce. Ci sono anche tanti giovani i quali sembrano essere poco inclini nei confronti del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, perché ti dà sì delle garanzie, ma stipendi molto bassi che ti fanno arrancare relativamente al costo della vita. Altri ancora credono nell'app che ti renderà ricco, una molteplicità espressiva che, se messe insieme tutte queste espressioni, parlano della manipolazione che il potere capitalistico oggi, nelle sue infinite sfaccettature, esercita sui destini dell'umanità. Allora, approfittiamo del mese di agosto per approfondire questi temi, affinché questi temi entrino nella dinamica della transizione ecologica che, per quanto emblematicamente ben rappresentata da un desiderio profondo da parte delle comunità dei club di testimoniare l'ecologia sociale antropo-spirituale, non può essere ridotta soltanto alla presenza in un club. È qualcosa di molto più vasto e complesso che richiama la necessità di cambiare la cultura esistente. Anche perché oggi mi pare che i club sono male rappresentati dalle loro forme associative, che competono relativamente a chi farà il presidente, anziché aver avuto il coraggio di eliminare la funzione del presidente, il ruolo del presidente, sostituendolo con una gestione collegiale, nella quale siano presenti le diversità culturali, mentali, esistenziali, che sempre caratterizzano l'essenza stessa della vita. Non hanno voluto prendersi un mese di vacanze in agosto. Lo stanno destinando alla competizione elettorale, che non serve assolutamente a niente. E mi è stato anche riferito che c'è qualcuno il quale si fa addirittura protagonista del ruolo di
organizzatore degli agnelli. Lo trovo grottesco, assurdo. Certo, nel discorso generale vi chiederete che cosa c'entra tutto questo. Sì, c'entra perché io a questa realtà dei club guardo con assoluto sguardo di speranza e con senso di appartenenza molto profondo. E quando vedo queste modalità, dove si indicano gli altri, i tuoi simili, i lupi e tu ti consideri agnello senza macchia. Ecco, questo dovrebbe essere sufficiente per prendersi un mese di ferie, di sospendere qualsiasi dibattito, per aprire una riflessione autocritica profonda e per far sì che poi si sospenda la competizione elettorale. E questo dovrebbe rappresentare anche una postura politica necessaria. Una sorta di unità universale, di ascolto, non di frettolosa legislazione agostana per poter andare in ferie e disseminare ingiustizia sociale così come fa e sta facendo. Fa la politica da sempre e sta facendo anche ora. Questi sono i temi sui quali dobbiamo profondamente riflettere. Non basta l'astinenza dall'alcol e dalle droghe, che rischia di essere semplicemente un episodio in una continuità autoreferenziale. No, non basta, dobbiamo uscire da noi stessi, ripeto, prendersi agosto come luogo da dedicare settimana dopo settimana ai temi fondamentali dell'esistenza. L'amicizia nel disinteresse dovrebbe essere la cifra di questa settimana nel contesto del nostro rapporto con la vita e con la natura, che non dipendono da noi, ma che noi dobbiamo accogliere come luogo di disponibilità a essere giardinieri e coltivatori, non proprietari, perché non siamo proprietari proprio di un bel niente. Liberiamoci dal senso della proprietà per vivere autenticamente nella vita comunitaria. Ecco che allora il mese di agosto è un'occasione straordinaria, anche per ridefinire il rapporto con il lavoro, per ridefinire radicalmente il rapporto che noi abbiamo nei confronti delle diversità, diversità che caratterizzano gli altri, ma anche noi stessi nello scorrere degli anni e del tempo. Liberiamoci da ogni forma di meritocrazia. Celebriamo l'ozio fecondo, celebriamo una postura esistenziale votata alla meditazione e alla trascendenza, che è tempo del disinteresse. Ecco che allora potremmo anche aprire uno spiraglio verso quella sobrietà che ci chiede ogni giorno di metterci radicalmente in discussione. E ancora una volta esprimo la mia indignazione per queste due frasi espresse da un ministro, soprattutto quella che riguarda, l'altra era scontata, quella del fa caldo, quella che riguarda lo sguardo di un essere umano nei confronti degli impoveriti. Basta con i mantenuti. Penso che non sarà mai possibile che questo accada, ma faccia un esame di coscienza. È utile per lui e anche per questo nostro povero paese, devastato da trucchi e da manipolazioni, da questa politica economica da Robin Hood alla rovescia, che prende ai poveri per dare ai ricchi, anzi, prende dagli impoveriti per rigenerare l'arricchimento degli arricchiti. Buona giornata a tutte e a tutti.